Allora, H7 è collegato? Eccomi. È collegato. Ciao, 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 come va? Ciao, H. Tutto bene, grazie. Voi come state? Bene, bene. Dai, Nick, amico tuo, vai. Sì, no, noi ci siamo già sentiti in realtà. Quindi la domanda con cui rompiamo il ghiaccio è: hai sentito la mamma anche ieri dopo l'esibizione? Che t'ha detto? Perché dovete sapere che lui appena esce dall'esibizione chiama la mamma, perché è la prima cosa che deve fare, giusto? Ho sentito la mamma ed era super, super, super contenta. A casa hanno pianto tutti e poi quando mi ha chiamato ho iniziato a piangere di nuovo. Senti, no, Luca, io ti volevo fare i complimenti perché ne stavamo parlando anche quando sei venuto su Radio Z. Tu sei stato ovviamente la nuova generazione che a muso duro, come canterà San Giovanni stasera, che è tuo grande amico, ricordiamo, non guarda in faccia a nessuno e non ha paura di prendersi il palco. E tu sei stato il primo, e questa cosa mi ha veramente colpito, che ha rotto il limite, la barriera che c'è tra il palco e l'orchestra, perché sei stato il primo a scendere e cantare tra l'orchestra. È stata una cosa che avevi preventivato, che avevi previsto, o ti è venuta così impulsiva? Mi è venuta in modo completamente spontaneo. Ieri ero sul palco e quando, tipo in un post, ho scritto che sul palco non ero solo, ed era davvero così. Cioè non so che luce fosse con me sul palco, ma non mi sentivo io. È venuto tutto automatico. Addirittura vi dico che io non mi ricordavo nulla, ho dovuto rivedere il video per sapere cosa avessi fatto. Senti, H, ti devo dire una cosa, adesso stiamo per mettere il pezzo. Vedi che Nick è così accorato nel chiederti le cose, no? Fa anche l'amicone, ma è un po' una merda, perché lui ha fatto anche lui il provino per Amadeus, no? No, è la verità, perché anche lui ha fatto il provino per Sanremo. Mamma gli ha detto sì, bene, ok, forse l'anno prossimo, e quindi ti stai estrapolando, facendo l'amicone, dell'informazione, capito? No, Luca, non è vero Luca. Allora presenta la canzone di Luca come va si bene. Deve, Giustini. Allora. Direttamente dalla 72esima edizione del Festival di Sanremo, già direttamente, neanche sul palco di RTL 102.5 con Perfetta Così canta H7. Io mi ci ritrovo in questa canzone, io mi sento perfetta così. H7, complimenti, grazie. Per tutte quelle come me che sono perfetta così. Dopo un lungo cammino uno riesce finalmente a dirsi nella vita: Nico, sei perfetta così. È tanta roba. Serve tanta pazienza per arrivare a un momento così, così forte. Almeno per quanto mi riguarda. Va bene. Allora, abbiamo sempre con noi collegato H7. Volevo solo chiederti una cosa veloce per quanto riguarda l'esibizione di stasera, visto che canterai con Arisa, Cambiare di Alex Baroni, oltretutto nell'anno in cui cade il ventennale dalla sua scomparsa. È una canzone a cui tieni molto? È una canzone a cui tengo tantissimo, in primis perché mi ha praticamente cresciuto. Uno dei primi brani che ho cantato è stato proprio un brano di Alex Baroni, quindi ci tenevo tantissimo a portarlo a Sanremo. Bravo! Beh, sarà emozionante. E cantare con Arisa, è un'artista con cui ti trovi bene, la conoscevi già. Beh, lei è una voce straordinaria. Mi trovo benissimo, ha una dote canora incredibile, ha una sensibilità impressionante. Jody! Eccomi, ciao, ciao H, sono Jody, come stai? Tutto bene? Ciao, tutto bene, grazie. Allora, io sono curioso di sapere stasera il tuo outfit, verso che spunto artistico andrà. Sarà completamente una sorpresa. Ah, quindi non ci vuoi spoilerare niente? Ha detto niente. Giorno, le altre volte riusciamo a spillarti qualcosa questa sera? Questa sera assolutamente niente, perché è una sorpresa molto figa. Vabbè, allora se non ci vuoi dire niente, sai che c'è. Noi ti salutiamo adesso. Volevamo tenerti ancora 7-8 minuti e invece ti salutiamo adesso. Va bene? Ciao H, un bacio. Grazie. Mi raccomando, stasera in bocca al lupo, eh.